Benvenuti a Insider, lo speciale di Educato TV a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino. In questo numero, rivoluzione mercatale, le perplessità dei commercianti. Cercasi lavoro, la provincia lancia il video curriculum. Esperimento alla scuola media, ecco la lavagna elettronica. L'artigiano della musica lavora in casa. La storia dell'ultimo liutaio di Urbino. 22 quadri per ricordare il terremoto. Nella città ducale, una mostra per l'Aquila firmata Scienzin. Calcio a 5, Urbino capolista in C1. I segreti del successo. Fra un anno il trasferimento della stazione delle Corriere da Borgo Mercatale a Santa Lucia. Non tutti però sono entusiasti. Guardate bene questo via vai di autobus e pullman, perché qui a Borgo Mercatale non durerà molto. Nel 2011 la stazione delle Corriere si sposterà a Porta Santa Lucia, dove dalla scorsa primavera si lavora per creare un parcheggio di circa 500 posti auto a pagamento e un grande centro commerciale. Trasferita la stazione, c'è il rischio che anche la gente vada via. Il grande piazzale ai piedi dei Torricini, oggi trafficatissimo, rimarrà solo un parcheggio per le automobili e una semplice fermata per le navette. Dal minimarket al bar, dalla tabaccheria al negozio di souvenir, i gestori si aspettano un grande calo dei guadagni. Togliendo qui la stazione delle Corriere ci porta via molte cose, perché portandola lassù, diciamo, qui rimane morto. Il turista scende qua, il primo negozio che trova siamo noi. Non arrivando più i pullman qua, la gente che deve scendere purtroppo si ferma, nei nostri esercizi non si fermeranno più. Per me il mercatale diventerà un deserto, parcheggio a pagamento dove la gente non può neanche scendere a prendere un caffè, che deve pagare sempre 1,20 euro, hai capito? Perché abbiamo chiesto anche di lasciare verso il versante, verso i negozi, senza pagare, e ci ha risposto il comune che non è possibile, toccherà chiudere il locale. Se gli studenti chiedono solo posti auto e collegamenti con il centro, gli autisti dei pullman sperano che la nuova struttura garantisca qualche servizio dedicato a loro, un luogo di ristoro, dei bagni. Può essere migliore, adesso speriamo, cioè non cambierà molto, perché voglio dire, tanto il nostro lavoro è sempre quello, ma queste piccole cose, avere un bagno, avere queste piccole cose, una biglietteria, ufficio informazione. E fra gli automobilisti c'è chi si rassegna con un sorriso e un pizzico di filosofia ai cambiamenti della città. Non ci sarà scampo. È una questione di linee di vita, no? Il potenziale d'equilibrio. È troppo complessa sta cosa. No. Cado nella fisica. I giovani di Pesaro dicono addio al vecchio curriculum. Da oggi potranno registrare gratuitamente dei video curricula da inviare alle aziende. Salve, mi chiamo Carolina Petrini, ho 22 anni. Salve a tutti, sono... La multimedialità al servizio di chi cerca lavoro. Quelli che avete appena visto sono video curricula. Da fine gennaio tutti i giovani domiciliati nei 29 comuni della provincia di Pesaro Urbino potranno girarne gratuitamente uno nei centri per l'impiego di Pesaro, Fano e Urbino. Il progetto, ideato dalla società di comunicazione Officina Nuova di Fano, è finanziato dalla provincia, che pensa già ad un accordo con l'Università di Urbino. L'Università di Urbino è stata coinvolta durante il Career Day della provincia di Pesaro Urbino. Alcuni giovani sono prestati e hanno realizzato i primi video curricula. L'accordo lo faremo i primi di febbraio e faremo in modo che i nostri laureati possano in qualche modo afferire ai centri per l'impiego del nostro territorio. È un modo che i lavoratori avranno di potersi presentare alle imprese, e dall'altra potrà essere un modo che le imprese hanno per conoscere un po' più direttamente, che attraverso i fogli anonimi di un curriculum ormai standard, le risorse umane disponibili in un territorio. Salut, je m'appelle Michela Casoli. Chi vorrà mettere in mostra le proprie capacità linguistiche potrà registrare il video curriculum in una lingua straniera. Il video curriculum aiuta poi il datore di lavoro, ma è sempre importante comunque il colloquio. Sì, è utile anche perché molte aziende, oltre al curriculum scritto, proprio cercano proprio di conoscere la persona per cercare di vedere com'è, come si presenta. L'appuntamento per girare i video a Urbino è ogni lunedì mattina. Basta prenotare qualche giorno prima, contattando il centro per l'impiego di Via Annunziata, che oltre ad inserire il video curriculum nel proprio archivio, ne fornirà una copia su dischetto all'utente. La tecnologia arriva anche tra i banchi della scuola media. Protagonista la lavagna elettronica. Cassino e gessetto, addio. La scuola media Volponi apre le porte alla lavagna digitale. Geografia, storia dell'arte, matematiche e scienze non sono mai state spiegate così.
eccole qua, e il diaframma qua, i bronchi che metteremo qua. L'utilizzo delle lavagne multimediali è ancora all'inizio. La scuola Volponi, con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione, per il momento ne ha acquistate solo 4, ma in futuro le nuove lavagne potrebbero mandare definitivamente in cantina le vecchie tavole nere. Luminosi, multimediali e interattivi, i nuovi schermi parlano nella stessa lingua degli studenti. Che è molto meglio delle lavagne normali. I gessi non si consumano, l'altra lavagna ci si sporca tutti. Credo che questo strumento sia di gran lunga più valido della lavagna classica, che apre scenari nuovi alla metodologia e anche all'apprendimento, per arrivare poi a quel computer su ogni banco di cui si parlava tempo fa. Scenari ancora lontani nel tempo. Facciamo il check per vedere se hai fatto bene. Ma di sicuro con la lavagna digitale persino la temuta interrogazione sta diventando un gioco.